Oh, vi sono mancate, ve l'aspettavate, non volevate vederle mai più, avete detto mannaggia te Serena che hai fatto ancora questo video, ma dato che me l'avete chiesto in tanti, io ci ho voluto riprovare e sicuramente non uscirà ogni settimana, però ogni tanto magari quando trovo qualche news carina e facciamo le stage news, no? Cominciamo con una news gattosa. Molti di voi conoscono Eneko Caffè, un fenomeno esploso in Giappone tanti anni fa che poi è stato portato anche in Occidente. Infatti ne abbiamo pure in Italia di Eneko Caffè. Ma se non siete mai stati dentro uno di questi posti, vi dico che la parte Eneko è fantastica, ma la parte caffè si fa un po' desiderare. A volte sembra quasi di entrare a casa di qualcuno più che un bar vero e proprio. Ci ha pensato la linea Mocha, che è un franchising di appunto Eneko Caffè, che ha voluto aggiungere quel tocco in più creando il primo trend in Eneko Caffè. Infatti l'interior, il design di questo posto è veramente fighissimo, attirerà sicuramente anche persone che magari non sono tanto lì per i gatti, insomma. Tra l'altro ha aperto da poco uno store tra Harajuku e Shibuya, credo in quella zona lì, quindi io non vedo l'ora di andarci. Ragazze, io mi rivolgo a voi e so che mi capirete, cioè, per quelle ragazze che sanno di essere delle principesse, ma nessuno se ne accorge, cioè, quanto fa schifo la vita senza un maggiordomo. Ma i giapponesi pensano proprio a tutto, infatti Royal mette a disposizione per voi dei maggiordomi in affitto. Sì, potrete passare magari qualche ora oppure un pomeriggio intero con un maggiordomo fedele che vi segue, che vi apre la porta, che vi protegge, che vi dice quanto siete belle, che vi porta le tazze, non lo so. È una cosa stupenda e costa solamente 5.000 yen a ora, che sono tipo 43 euro circa, credo. Questa cosa del maggiordomo forse a noi italiane ci sta un po' strana, nel senso che ho bisogno di uno che mi apre la porta quando qualsiasi ragazzo, o perlomeno la maggior parte dei ragazzi d'Italia lo fanno. Ebbene, in Giappone questa cosa è una cosa rarissima, cioè i giapponesi non sono molto cavalieri. E quindi le giapponesi, quando vedono magari anche un ragazzo italiano, così che le apre la porta, non la fa passare prima, rimangono di stucco. Questo è un consiglio anche per voi, ragazzi, che andate in Giappone e cercate una fidanzata. Siete galanti e sicuramente farete colpo. I giapponesi si sa, sono bravi a fare tante cose, sono anche maestri nel creare cose di cui nessuno sentiva il bisogno, sinceramente. Una di queste cose è una versione alternativa della cartella tipica dei bambini, la Randoseru, che è una cartella che costa tantissimo per tutti i bambini delle elementari, ecco. Questa versione alternativa è stata targata all'Lexus, che è, conoscete, no? Brand famosissimo che produce delle macchine di lusso, super mega fantastiche. Questa cartella è stata costruita utilizzando dei materiali, tra cui la fibra di carbonio, che sono stati utilizzati anche per la Lexus LFA, che è un'auto sportiva. Il prezzo, ora, costa 153.000 yen, che sono tipo 1.200 euro. Quindi, genitori o, non so, se avete dei fratellini, parlatevi ai vostri genitori, da oggi basta cartella dei gormiti, mi raccomando, o delle principesse, no, da oggi cartelletta della Lexus da 1.200 euro, così il vostro pargolo, il vostro fratellino, potrà scarabocchiare su una cartella da 1.200 euro. Ma dove volete andare? Spero che queste news vi siano piaciute, fatemi sapere qual è la vostra preferita e soprattutto fatemi sapere che cosa comprereste col 1.200 euro spesi per la cartella della Lexus o se magari spendereste quei 1.200 euro per prenotare tante ore di Butler. Insomma, io vi aspetto, come al solito, se vi è piaciuto il video mettete un like e noi ci vediamo venerdì alle 19. Gianni!